Ciao a tutti, mi trovo ora sul ponte, sul famoso ponte dove è stato ucciso 2 anni fa Boris Nemtsov. Vi mostro un po' i fiori che sono stati lasciati. C'è qui poi la Costituzione. Poi sul numero di giorni da quando è stato ucciso e vedete è scritto qui Ponte Nemtsov perché la gente vuole, almeno alcune persone vogliono cambiare il nome di questo ponte e chiamarlo come il ponte di Boris Nemtsov e già su tante mappe il nome è stato cambiato, ancora non è ufficiale però è molto probabile che questo succederà. Vi mostro tutti i fiori che ci sono. Cosa dire di questo? Beh, è stato sicuramente un evento tragico, però anche qui secondo me è stato molto, è stato sfruttato in maniera molto propagandistica, perché Boris Nemtsov era una persona che già da tempo si era, non era più molto attivo politicamente, non era un personaggio che ricoprisse cariche pubbliche, era certamente un personaggio conosciuto, ma non era un leader di un partito o non aveva nessuna carica importante. Se vogliamo azzardare così un paragone, è come se in Italia venisse ucciso uno come Di Pietro, una persona che più o meno conoscono tutti, che ha un passato sì molto attivo in politica, che però insomma è un po' scomparso dalle scene, ecco. E motivo per cui dico che questo è usato come propaganda è perché ovviamente è stato ucciso a 2 passi dal Cremlino, vedete qui le mura. Si dice che si è stato ucciso per volere di Putin, ma anche qui bisogna sempre chiedersi perché. Perché Putin avrebbe dovuto fare una cosa simile? Era veramente una persona, dal punto di vista politico, ripeto, insignificante quasi. Si è detto che stava lavorando, anzi, sicuramente questo è noto, che stesse lavorando a un dossier, stava preparando della documentazione per dimostrare. Per dimostrare l'intervento dei militari russi nella guerra nell'est dell'Ucraina, nel Donbass, intervento che ufficialmente la Russia nega, dice che tutti i soldati che ci sono volontari in congedo, in vacanza, che decidono volontariamente di andare lì a combattere. Allora si dice che sia stato ucciso per questo reportage che stava compilando. In realtà anche questa è una spiegazione un po' debole perché questa documentazione è comunque uscita, è stata pubblicata un paio di mesi dopo la morte di Boris Nemtsov e è stata ignorata da tutti perché in effetti non dimostrava niente, contenevasi dei dati ma che non dimostravano niente, è stata ignorata persino dai mezzi di informazione occidentali, quindi insomma. E cosa si può dire qui? Gli assassini sono stati presi abbastanza presto, adesso non ricordo quando, ma insomma dopo pochi giorni o dopo poche settimane dell'assassino sono già stati presi, ovviamente quello che resta da scoprire è il mandante e anche il movente, il motivo per cui questo gesto è stato compiuto. Diciamo ecco che la situazione non è così semplice come vorrebbero farci credere. Sì, dispiace perché quando la morte di qualcuno viene usata per uno scopo, sì, a fini politici, ecco. Vi saluto da questo ponte, vi mostro ancora una volta tutti i fiori che ci sono, che passa sempre abbastanza gente e la zona insomma è molto centrale. Vi saluto.
Ciao ciao.